Metti insieme un oggetto salvifico tipo un paio di stivali con un animale misterioso come il gatto e la fiaba è servita. Qui però il famoso gatto con gli stivali non c'entra niente. Il protagonista di questa storia è infatti un gatto senza stivali. Un vispo animaletto nato dalla fantasia di due creativi veneziani, l'editore Davide Livieri e il fumettista Roberto Bottazzo, i quali hanno deciso di raccontare l'acqua alta in città attraverso gli occhi furbi di un felino. Un gatto che ha come avventura la voglia di attraversare la città per incontrare la sua gattina, solo che trova l'acqua alta e con l'acqua alta attraversare la città diventa una vera avventura e una conoscenza un po' del territorio e delle situazioni più curiose. Dietro a questo gatto c'è quello che succede a Venezia, quindi è un invito a scoprire, soprattutto per chi non lo conosce, come la vita a Venezia procede normalmente anche quando c'è l'acqua alta, perché si va a fare la spesa, si va al mercato, ci si muove, le barche vanno avanti lo stesso. Questo micio dal pelo color cioccolata e dai tratti sornioni se la cava benissimo anche senza stivali, scrocca passaggi alla gente, si aggrappa alle bricole, salta da una barca all'altra con movenze super feline che riempiono le tavole di vivacità e dinamismo. Il disegno abbiamo scelto uno stile comico perché alla fine ci siamo accorti che molte delle situazioni sono anche buffe per chi non le conosce, perché già il fatto di camminare con gli stivali oppure le barche che rimangono bloccate quando non passano sotto il ponte possono sembrare delle cose divertenti a un turista. Per cui volevo dei colori che non fossero poi così gioiosi e vivaci, per cui uno stile disegno comico ma con disegni dei colori che siano un po' sul beige, sul marrone, perché comunque è una storia che poi non è così divertente per un veneziano. E poi anche questo colore un po' mi prepara il cielo per la sorpresa finale, che non svegliamo. Ma lasciamo perdere la sorpresa finale. Questo gatto senza stivali non ha bisogno di chissà quali invenzioni narrative. Per lo svolgimento della fiaba, la realtà basta e avanza. Nonostante, diciamo, il tratto comico, la rappresentazione di Venezia è molto realistica. Sì, perché Venezia è una città che non si può inventare e bisogna prenderla così com'è. Se uno si inventasse Venezia sembrerebbe Disneyland. Quindi alla fine io ho preso proprio delle immagini, sono andato in giro a fotografare Venezia, ho fatto un collage, ho preso proprio delle chiese, delle case, dei ponti che sono realistici. Ci sono delle curiosità, per esempio una riguarda le gondole. Sì, proprio per disegnare la Venezia vera ho preso le scene quotidiane, per cui sono orgoglioso forse di dire che questo è l'unico libro che io conosco di fumetti ambientati a Venezia dove non c'è neanche una gondola. Ci sono le barche del trasporto, quelle che si usano per lavorare, ma nessuna gondola per turisti. E così Roberto Bottazzo, che insegna alla scuola del fumetto di Venezia, è riuscito a descrivere un insolito viaggio a filo d'acqua solo con le illustrazioni, senza bisogno neppure di una nuvoletta. Ma dimmi un po', come si disegna un gatto? Non è facile. Una volta capito come si muove un gatto, come è fatto, ho iniziato poi a renderlo sempre più fumettoso, quindi più comico, cercando di non fare gli aristogatti, perché è difficilissimo. Se si fa un gatto comico, si va subito sul Disney. Quindi cercare uno stile che non fosse però quello Disney, quindi uno stile personale. Quali sono i tuoi strumenti di lavoro? Che cosa usi per disegnare? Allora, io ho usato un po' di tutto in questi anni, cioè gli strumenti classici sarebbero il pennino e l'inchiostro e il pennello. Poi ultimamente sono passato al pennarello e infatti questo qui l'ho fatto tutto con un pennarello. Dopodiché si scansiona e al computer faccio la colorazione usando un po' di effetti speciali e poi beh, in questo caso no, ma di solito uso il computer anche per fare i testi, i balloons, impaginazione e tutto quanto. Le uniche parole contenute in questo libretto uscito per le edizioni El Squero sono quelle di Giorgio Cavazzano. Sua è la divertente prefazione tradotta anche in inglese, francese e spagnolo. Abbiamo avuto anche un contributo importante da parte di Giorgio Cavazzano, che ci aveva dato un'introduzione che ha reso anche il libro più prestigioso, insomma. E questo libro inaugura anche una nuova collana della tua casa editrice, El Squero. Sì, si chiama una collana Pomodoro Zucchetta, un nome appunto che sottolinea l'aspetto
divertente che si vuole dare a questa collana, e quindi un'illustrazione che possa essere una cosa piacevole per chi la legge. Venezia, l'acqua e i gatti, i tre elementi della storia, portano ad un finale sospeso, tutto affidato all'immaginazione del lettore. E allora, per il nostro gatto senza stivali, è il momento di fare un altro salto e di infilarsi dentro una nuova storia. Ma tu ce l'hai un gatto? No, non ho gatti, mi piacerebbe, però non posso per allergia. E poi anche per un fumettista avere un gatto che gli salta sul tavolo mentre sta disegnando con l'inchiostro non sarebbe proprio il massimo, credo.